Buongiorno cari amici, sono Fiorella, nostra signora. Che gioia riprendere un contatto con tutti voi. Sono rimasta un po' in silenzio a riflettere nel vedere tutto ciò che sta succedendo nel mondo. Quante sofferenze. Gente che ogni giorno perde lavoro, casa, affetti, rivolte e rivoluzione di ogni tipo. Tutto contro tutti. E pensate, cari amici, siamo solo all'inizio. E questo non lo dico per spaventarvi, lo dice anche il Vangelo. E sapete perché, amici? Perché nonostante tutto ciò che succede nel mondo, nonostante ogni giorno la cronaca non manchi di mostrarci sofferenze da ogni lato del globo, nonostante ciò, certe persone, trafficanti di ogni tipo di intrighi e menzogne, nonostante ciò, non osano farsi un esame di coscienza. Questi grandi somari, truffaldini di ogni genere, che passano o sanno passare per brave persone, per persone oneste, per persone che non debbono niente a nessuno. Sono rimasta in silenzio, cari amici, perché la mia speranza, che è infinita, ma ora è finita, proprio perché in questo periodo ho sperato veramente fino in ultimo che le persone, nonostante tutto, si ravvedessero. Pregavo veramente il cielo che potesse illuminare le creature a ravvedersi. E nonostante il cielo mi abbia inseguito, certe persone non vedono altro che una strada, la strada dell'inganno, della menzogna, del raggiro. E questo. E in questo non mi riferisco solo ad alti livelli, perché più alto è il livello, più alto è il raggiro, la truffa e la menzogna. Ma questo stato di cose lo è in ogni tipo di livello. Anche la persona apparentemente più innocua, o l'umile pensionato, così può sembrare. E invece devo osservare come il buon senso viene schiacciato, come tutto è buono per mostrarsi ciò che non si è. Non si trova il coraggio per scendere dentro, per guardarsi, per ravvedersi. Ecco, ora vi leggo il messaggio che viene dall'alto, dal trono di Dio, là dove tutto si vede molto meglio. E ancora una volta vi chiedo, siate onesti, siate veritieri, ravvedetevi. Se siete ancora in tempo. Sono Alan, Kempis e François. Cari, cari, cari figli miei, noi, or ora, possiamo procedere per altre vie. E mi spiego. D'ora in poi
assisterete a Nostra Signora come una comune mortale? No, no e no. Ella, orora risvegliata dal coma profondo che Dio l'aveva impegnata, ella, orora, mi saprà rispondere ad ogni cosa e o coma. Prendetela come volete, voi, eterni imbecilli. Per voi è arrivato il vostro momento. Ella saprà scarnificare ogni errore, ogni bugia, ogni truffa umana e o non. Non vi aspettate un Dio buono e misericordioso. Quello lo è stato per troppo tempo. Ormai le sue lunghezze di bontà e pregio per le sue creature, nonché anche adorate da lei, subiranno, eterni no, ma scossoni così forti che si raddrizzeranno da soli. Capitolo 11 di Matteo. I ciechi riacquisteranno la vista e i storpi si raddrizzeranno. La sua pazienza sfinita e il cuore puro e purificato la vedrete come il miglior giudice di questo mio e o vostro mondo. L'eterna bambina, sì bambina, perché ha da sempre voluto credere che le creature prima o poi si sarebbero riviste. E invece no, no e no. Ella ha dovuto fare i conti con se stessa. Nell'ammettere, sono proprio tutti dei gran somari. E questo mio e o vostro mondo, se non vado dritta al caso, nessuno si smuoverà mai più. Avete sentito anche voi quanti richiami e l'ha fatto? Secondo voi, è cambiato qualcosa? È cambiato sì il Papa, ma il successore non è da molto meno. E anche se dice che non avrebbe voluto diventare Papa, le cose che fa sono nulle a ciò che si dovrebbe fare in Vaticano. E non solo lì. Ella è esausta, alla fine dei suoi giorni, da fiorella. Ora ella è Dio sotto ogni punto di vista. La sognerete. Ella vi darà ordini su ordini, e guai a voi se non l'ascolterete. A te, Gino, dico fatti sentire. E sii onesto e gentile con lei, altrimenti quel poco che ti è rimasto perderai anche quello e nessuno si salverà, a meno che lei non lo decida. Ma ora lei è Dio. Ora avete a che fare con la giustizia divina, quella superiore. Vedi Gino, lei ha smesso di essere comprensiva. Perché una cosa le è chiara: se non li pieghi questi grandi somari, loro si spezzano ma non si piegano, e così facendo vi siete meritati ciò che avete. Lo vedete o non lo vedete ciò che sta incominciando nel mondo? Non lo vedete? Va bene. Porterò anche a voi i miei barbari, così come sta scritto nel Vangelo. Saccheggeranno le vostre case. A botte,
al che abbiate da restituire tutto ciò che avete rubato. E questo quanto? A voi che siete in buona fede e pensate che non dovete niente a nessuno, anche perché, secondo voi, non avete preso niente a nessuno. A voi dico, fatevi un bel esame di coscienza. È proprio così? Se è così, state sereni. Perché se così è, non toccherà niente. Amen. I rimedi sono finiti. Ecco, amici, ritengo che ogni commento aggiunto sia inutile. A voi lascio il vostro silenzio interiore. E se pensate veramente di essere onesti, dimostratelo a Dio, perché altrimenti Dio vi dimostrerà il contrario. Grazie, amici e o nemici. Alla prossima.